gente son fantasmi, son sicuramente tutti intorno a noi, assolutamente sono dei fantasmi. A vestire il saio di Fra Bartolomeo questa volta sarà Tony Fornari. Tony, parlaci un po' di te e di come sei approdato a Fantasmi a Roma. Beh, sono Tony Fornari e ho 40 anni e peso 105 kg, questo è il motivo per cui sono approdato a Fra Bartolomeo, che nel film era del grande Dino Guazzelli, quindi per questo motivo, oltre a questo motivo, sono approdato a Fantasmi a Roma grazie a Simona Patitucci, una mia carissima amica, che mi ha coinvolto, e io sono stato molto felice di farmi coinvolgere in questo progetto che mi piace tantissimo. Io faccio del teatro, sono un attore cantante del teatro musicale da tempo, però non ho mai fatto un musical, quindi è la prima volta che lavoro in un musical, diciamo, comunque una commedia, non so come chiamarla questa, comunque è la prima volta che lavoro in queste produzioni di grandi musical. A questo proposito, ci sono delle caratteristiche in particolare di Fra Bartolomeo in cui ti rivedi? Beh, forse mi ripeto, la caratteristica è che amo il cibo. Amo il cibo proprio come lui. E quindi quando parlo di cose da mangiare, mi si illuminano gli occhi, proprio, e questo mi appartiene proprio anche nella vita normale, quando, insomma, nella vita reale, diciamo, quando, anche se non sono fantasma, diciamo, impazzisco per il cibo, mi piace mangiare. Poi c'è una romanità che era mia, perché sono romano, quindi il ruolo di Fra Bartolomeo era appunto di Tino Pazzelli, era un frate romano, quindi un pacioccone romano che gli piace mangiare, e quindi io sono un pacioccone romano che mi piace mangiare. Cosa significa per te Fantasmi a Roma e perché meriterebbe di essere visto? Significa una grande storia in musica, un grande film in musica, e merita di essere visto perché non toglie nulla al film, anzi secondo me aumenta, perché appunto è diventato un musical, quindi una bellissima storia con delle straordinarie musiche e dei bravi interpreti, bisogna dirlo, quello che se ci stavo io, l'ho detto, diceva solo, quindi merita di essere visto. Tra i compagni di viaggio ritrovi sia colleghi di vecchia data che volti nuovi e promettenti. Che tipo di sinergia si è instaurata fra i componenti del cast? C'è una bellissima energia con le persone che conoscevo, c'è stato il piacere di rincontrarci dopo un po' di anni. E le persone che non conoscevo sono delle persone straordinarie con le quali mi trovo molto molto bene. E niente, questo credo sia anche importante per quanto riguarda la buona riuscita di un lavoro, perché poi sul palcoscenico queste cose si vedono, la gente magari non lo sa, però si accorge che c'è o qualcosa che non va nel caso in cui non c'è un buon rapporto, oppure capiscono e giudicano il lavoro in maniera molto positiva, perché si accorgono di questa bella, insomma, che c'è la cosa italiana. Il cast è affiatato. Sì, è un cast affiatato e sono contento di esserci. Saluto i nostri lettori come farebbe Fra Bartolomeo. Un saluto dal Colosseo, dal vostro Fra Bartolomeo.